Se accendo il microfono è meglio. Buongiorno a tutti. Allora, benvenuti, grazie di essere venuti anche con questo tempo. No, purtroppo. Il microfono non funziona. Non funziona? No, più vicino. Ho una squerte. Così mi sentite? Sì. Così, ok. Allora, grazie di essere venuti nonostante l'allerta, la pioggia e le brutte condizioni meteo. Ok, grazie. E questa è la prima giornata della nostra rassegna di conferenze al museo dell'associazione Polaris Astrofili di Muri di Genova. E, inaugura la nostra rassegna Marco Bruno di Torino, venuto apposta, esperto di sole, astrofilo appassionato. E una curiosità, Marco fa parte del consiglio direttivo di un'associazione di astrofili, il circolo astrofili, il circolo pinerolese astrofili Polaris, per cui praticamente è un'associazione omonima alla nostra. Abbiamo trovato i nostri corrispettivi colleghi astrofili di Torino. E, esperto di sole, dicevo, astrofotografo anche, radioamatore, ha un sacco di interessi innumerevoli ed eccelle in tutti. Io l'ho invitato qui, spero che vi appassioni, parlerà del sole, nascita, funzionamento e fine della nostra stella e la sua influenza sull'ambiente terrestre. Per cui un argomento interessantissimo. Marco spazierà in vari argomenti praticamente a 360 gradi su tutto quello che si può dire. Finiamo con l'epistemologia della scienza. Sì, esatto. Per cui non potevamo iniziare meglio questa rassegna di quattro conferenze al sabato pomeriggio, sempre alle 15.30, vi ricordo il nostro orario anticipato qui al museo. La prossima conferenza sarà sabato 15 febbraio, sempre alle 15.30, viaggio in Namibia alla scoperta del cielo australe. Anche qua parteciperà Emanuele Sordini, un astrofotografo appassionato che è andato in Namibia a fotografare il cielo australe, ci farà vedere delle fotografie e dei video meravigliosi e ci parlerà la differenza tra il cielo visto dal sud del mondo rispetto al nostro cielo. Poi sabato 15 marzo continueremo con Alessandro, il ricercatore dell'Osservatorio della Costa Azzurra di Nizza, dell'Osservatorio di Nizza, Alessandro Morbidelli, il dottor Alessandro Morbidelli è molto famoso per le sue ricerche. Avrete sentito alcuni di voi, forse i più appassionati, parlare del modello di Nizza sulla formazione degli asteroidi. Ecco, questo modello di Nizza si chiama così proprio perché Alessandro Morbidelli, questo ricercatore, è un fautore di queste teorie sulla nascita dei corpi minori del Sistema Solare e ci parlerà in particolare della formazione della Terra e dell'origine della sua acqua. Il problema dell'acqua nel Sistema Solare è veramente affascinante perché pare che il nostro pianeta in origine non fosse assolutamente dotato di acqua, ma questo ve lo racconterà meglio appunto Morbidelli, per cui un appuntamento da non mancare sabato 15 marzo. Finiremo in bellezza sabato 10 maggio con una conferenza particolare tenuta dai soci fondatori dell'Associazione Polaris che mi racconteranno com'è cambiata l'astronomia in 20 anni. Polaris è stata fondata 20 anni fa. Noi quest'anno festeggiamo i 20 anni della nostra associazione. Per festeggiare i 20 anni della nostra associazione terremo questa conferenza che spazierà e vi parlerà di tutti gli argomenti dell'astronomia che hanno avuto un'esplosione, un'evoluzione in questi ultimi 20 anni. Per cui ecco, saranno presenti il nostro presidente Alessandro Veronesi, Luigi Pizzimenti e Anna Bigatti, Cristiano Tognetti. Li riconoscerete senz'altro perché li avrete visti in qualche conferenza del passato. Non sento. Ah, sarà la 100ª conferenza che terremo. Festeggeremo anche il numero 100, la nostra conferenza numero 100. Per cui
quindi vi attendiamo numerosi e vi ricordiamo anche che se volete venirci a trovare, la nostra associazione è in Piazza Palermo, 10 di Cancello, qui vicino, e tutti i venerdì sera alle ore 21 noi teniamo per i soci e anche per il pubblico che volesse venirci a trovare delle conferenze di astronomia tematiche, ogni venerdì un tema diverso. Se volete andare a vedere il calendario delle conferenze di programma sul nostro sito www.astropolaris.it, se volete passare a trovarci, noi saremo molto contenti. Per cui Marco, che adesso lascerò la parola a Marco, e mi sono dimenticata di dire che Marco ha lavorato, studiato, collaborato col Politecnico di Torino anche, per cui abbiamo veramente un relatore d'eccezione. Grazie a tutti e grazie a Marco. Grazie Alessandra e grazie al Circolo Polaris di Genova per l'invito, grazie al museo per ospitarci. E inizierei subito, anche perché la conferenza è abbastanza spessa come contenuto. Spegni le luci. Prendiamo un po' di luci. Allora, parliamo di Sole. Il Sole è anzitutto la stella più vicina a noi. È una stella come tante altre, ma è quella che ci dà la vita. E quindi per noi è particolarmente importante, è importante come stella, ed è importante perché condiziona in tutte le maniere la vita sulla Terra. Il Sole si è formato circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, quindi a circa 2/3 dell'età stimata dell'universo, in un braccio della nostra galassia. I nostri vicini di casa galattici sono alcune zone che si chiamano braccio del Sagittario, braccio di Orione. Fra questi due bracci c'è il Sole, in una posizione relativamente periferica. Questo biancore è una rappresentazione ovviamente pittorica del centro della nostra galassia. Questa nostra galassia è una galassia a spirale. Le spirali sono questi bracci. I bracci sono fatti di stelle e di gas e di polveri. Tutto questo orbita attorno al centro della galassia e anche il nostro Sole gira gravitazionalmente legato al centro della nostra galassia. Quindi questi sono i nostri vicini di casa. Tanto tempo fa, probabilmente un'esplosione di supernova causò il collasso di una nube di polveri e di gas. I bracci della galassia contengono innumerevoli nubi di gas e polvere che si condensano in oggetti chiamati zone di formazione stellare. Ad esempio, ancora oggi vediamo moltissime zone di formazione stellare. Una delle più famose è la nebulosa di Orione, che si vede benissimo in queste sere in cielo. 4 miliardi di anni fa una nebulosa come questa iniziò a contrarsi, si estendeva in uno spazio molto più vasto rispetto all'attuale sistema solare. La nebulosa era composta per lo più da idrogeno ed elio, gassosi e freddi. Quando una nebulosa, un globo di gas e polveri inizia a contrarsi, la contrazione provoca un riscaldamento, perché il materiale che cade verso il centro per compressione si riscalda. Siccome la nebulosa già in origine ha un moto di rotazione che è derivato dal moto di rotazione della galassia, anche la cosiddetta nebulosa protoplanetaria ruota. Probabilmente, questa è di nuovo un'immagine pittorica, ma derivata da dati osservativi su altre stelle neonate, il nostro sistema solare 4 miliardi di anni fa aveva un aspetto di questo genere, ovvero tantissima polvere e gas all'intorno, con al centro una stella appena formata, luminosissima. I pianeti, quindi anche la Terra e tutti noi, si sono formati in questo disco. Il disco viene progressivamente soffiato via dalla radiazione e dai venti solari che arrivano dalla stella al centro. Quindi rimane una zona di spazio vuoto in cui si raggrumano oggetti che si chiamano pianeti, asteroidi, comete e altri oggetti del sistema solare. Quindi siamo nati in una maniera di questo genere. Come funziona una stella?
Una stella sembra un oggetto enorme rispetto alla nostra esperienza quotidiana. Vedremo poi quanto il Sole è più grosso rispetto alla Terra. Però il funzionamento di una stella è molto facile da spiegare. Una stella sta in piedi grazie a due forze opposte. Da una parte abbiamo che il gas che compone la stella, le stelle sono composte di gas, come dicevo prima, essenzialmente idrogeno ed elio, tende dalla gravità a cadere verso il centro. Dall'altra parte abbiamo che le reazioni termonucleari al centro della stella che producono il calore causano una pressione che controbilancia il peso degli strati esterni della stella. Allora, gli strati esterni tendono a cadere verso il centro e cadendo si scalda. Al centro c'è una temperatura di milioni di gradi, a milioni di gradi si innescano le reazioni termonucleari che con la pressione del gas caldo e della reazione tendono a far espandere la stella. Se prevalgono le reazioni termonucleari, la stella si espande e si raffredda. Raffreddandosi, tornano a restringersi i gusci esterni, la temperatura aumenta. Come risultato, la stella è stabile, si autoregola e il nostro Sole si autoregola felicemente da 4 miliardi di anni. Questo è un altro dettaglio della nebulosa di Orione, questa è la famosa testa di cavallo. Ma quello che vedete è questo: voi vedete un muro di gas e dei globi di gas e polveri, e questi globi di gas e polveri sono soffiati dalla radiazione ultravioletta di queste stelle neonate. Quindi le stelle sono nate all'interno di una nebulosa come questa. Questi oggetti, che si chiamano globuli di Bok, racchiudono stelle neonate. Man mano che le stelle si accendono, soffiano via il gas in eccesso e queste stelle già accese stanno comprimendo questo muro che si chiama il muro della nebulosa di Orione. 4 miliardi di anni fa avreste visto all'interno del Sole un panorama probabilmente simile. Un'altra zona di formazione stellare estremamente celebre vicino a noi sono le Pleiadi. Le Pleiadi sono stelle ormai non più giovanissime, hanno circa 100 milioni di anni, sono a 43 anni luce di distanza da noi, e questa nebulosità che si vede attorno alle Pleiadi in realtà è una nube di gas fra noi e le Pleiadi, ovvero le Pleiadi ormai hanno soffiato via la nebulosa di formazione, rimangono delle cortine di gas tra noi e le stelle che vediamo come una nebulosa verdastra o azzurrina, dipende come la si osserva. Noi possiamo osservare oggi altre stelle in formazione, infatti sappiamo come si formano le stelle osservando le altre della galassia. Ad esempio, questo oggetto che si chiama S106 è un oggetto che sta passando una fase estremamente violenta. Cosa vedete qui? Qui al centro, invisibile, c'è una stella. L'asse di rotazione della stella è in questo senso. Dai poli della stella vengono emessi questi due enormi getti di gas che sembrano dei calici. Al centro, qui, dovete immaginare una ciambella che si vede in parte, che è il disco protoplanetario. I pianeti si stanno formando qui in mezzo. Che cos'è il Sole oggi? Ah, il Sole oggi è una stella classificata come nana gialla. Gli astronomi classificano le stelle secondo una certa scala. Il Sole è una G2b, secondo questa classificazione. È una stella di sequenza principale e di seconda generazione. Cosa vuol dire seconda generazione? Vuol dire che contiene gli elementi chimici sintetizzati da altre stelle precedenti. Allora, non so se lo sapete, ma l'universo iniziale conteneva soltanto idrogeno ed elio e debolissime tracce di litio. Tutti gli elementi chimici che conosciamo oggi, compresi l'idrogeno, l'ossigeno, il carbonio, l'azoto, lo zolfo, il silicio, il calcio, di cui siamo fatti, derivano, sono stati elaborati nel cuore di stelle, tipicamente di supernove. Quindi il Sole non avrebbe potuto esistere, o meglio, il Sistema Solare non avrebbe potuto esistere così come esiste oggi più di 10 miliardi di anni fa, perché le prime stelle non avevano ancora avuto il tempo di esplodere e inseminare il cosmo di elementi chimici processati nelle stelle.
Quindi tutti noi, ogni atomo del nostro corpo, della punta del nostro naso, dei banchi e della terra, arriva dal ventre di una supernova esplosa. Quindi noi siamo alla lettera polvere di stelle. Non potrebbe esistere se non fossero esistite generazioni precedenti di stelle. Il Sole quindi è la stella di seconda generazione. Ho sempre dei problemi con il puntatore. Circa metà della propria vita, il Sole ha una vita stimata, calcolando il combustibile nucleare che contiene, di circa 9 miliardi di anni e ha bruciato per circa 4 miliardi di anni e mezzo. Il Sole è a 150 milioni di chilometri da noi, una unità astronomica in gergo astronomico. La luce viaggia a 300.000 km al secondo, quindi percorre i 150 milioni di chilometri in 500 secondi, che sono 8 minuti e mezzo, quindi 8 minuti e 20 secondi. Il Sole è a 8 minuti luce da noi. Se uno mettesse la mano di fronte al Sole, la vedreste l'ombra comparire sulla Terra dopo 8 minuti. Il Sole è dimensioni. La dimensione della sfera solare è di circa 1.400.000 km. La Terra è 12.106 volte, mi pare che sia il rapporto. In scala, grosso modo, quei due pixel lì sono la Terra. Per la serie, siamo un bruscolino da nulla nel vuoto cosmico, abbiamo trasmesso. Essendo il Sole la sfera di gas, non sta fermo, ruota su se stesso, è fluido. Siccome è fluido, non ruota come la Terra ruota come un corpo rigido, la rotazione all'equatore dura un giorno, esattamente come i poli. Il Sole no, un giorno solare, cioè una rotazione, dura circa 27 giorni all'equatore e circa 30-31 giorni ai poli. Come facciamo a conoscere il tempo di rotazione? Guardiamo una caratteristica, ad esempio la macchia solare, sul disco e vediamo in quanto tempo si sposta. La temperatura alla superficie è di circa 5.700 gradi centigradi. Per fare un minimo di scala del sistema solare, in scala questo è il Sole e questi sono i pianeti, esterni, Plutone e i vari transplutoniani. Urano, Nettuno, Saturno, Giove, Marte, la Terra con la Luna, Venere, Mercurio. Ingrandendo un po', Mercurio, Venere, la Terra e la Luna, che è grossa circa come Mercurio, Marte che è piccolino, Giove che è bello grosso, Saturno nell'angolo e questa roba enorme è il Sole. Come vi dicevo, il Sole fa parte di una galassia che noi chiamiamo Via Lattea, orbita circa 27 milioni di chilometri dal centro, 27 mila anni luce dal centro, e il vino di mezzogiorno a Sandra, dove che gli organizzatori hanno cercato di inciuccarmi, ci sono fatti niente riusciti. Qui sono un po' di numeri, diciamo, di archivio, con la massa del Sole se volete calcolarvela, e la composizione del Sole è per la massima parte di idrogeno, che è il combustibile del Sole, elio, che è la cenere del Sole, e altri elementi tra cui ferro, carbonio, ossigeno, azoto, eccetera. Quello che è interessante, e vedremo che è importante dopo, il Sole si muove in orbita attorno alla galassia trascinando con sé un inviluppo di campi magnetici. Questi campi magnetici racchiudono il sistema solare e, esattamente come la nave che si sposta, nella galassia il Sole produce un'onda di prua. Questa onda di prua, anzi, più di una onda di prua, bow shock, questa, e questa contamination shock, si creano per lo spostamento del Sole nel mezzo interstellare. È un'onda fatta essenzialmente di campi magnetici e particelle intrappolate. Ecco un'animazione di come il Sole ruota. Moltissime delle immagini che vi farò vedere sono prese da satelliti, in questo momento in particolare SDO, che è uno dei tanti satelliti che monitorizzano il Sole. Questi satelliti ogni giorno ci mandano giù decine e decine di immagini in vari bande spettrali,
Questo è un montaggio di circa 6 ore di rotazione, no, di più, 08, 20, un paio di giorni di rotazione nel visibile. E vedete che questo gruppo di macchie, oltre a mutare, perché cambia, quindi compare una, vedete? Qua sono tre e quindi compare una, eccola lì, ruotano in un certo modo. Vedremo poi, ma c'è un'altra che evolve, che compare e scompare in 2 giorni. Ne compare una qui e poi scompare. Vedremo poi che cosa sono le macchie solari e come si muovono. Anzi, lo vediamo subito. Allora, questa è un'animazione dove vedete 3 viste di una macchia solare. Allora, in basso a destra vedete la macchia solare nel visibile, qui dove ho il puntatore. Quindi è stata montata a vari fotogrammi e vedete che sembra di immaginare una macchia di olio che si muove sull'acqua. In realtà sono delle zone dove il campo magnetico del Sole provoca il raffreddamento dei gas. Le macchie sono zone di gas più freddo sulla superficie e dato che i campi magnetici cambiano di continuo, anche le macchie evolvono continuamente. Questa è una ripresa nell'ultravioletto, in più bande dell'ultravioletto, in cui si vede l'evoluzione dei campi magnetici attorno alla macchia. Questi archi sono archi di energia magnetica, sono linee di forza, e questi lampi che vedete sono esplosioni all'interno della macchia. Sul disco principale vedete, nell'arco qui di circa 7-8 giorni, metà rotazione del Sole. Torniamo al nostro. Parliamo dell'interno del Sole. Da dove arriva l'energia solare? È stato un problema irrisolto per migliaia di anni. Gli antichi non avevano un'opinione precisa e non si ponevano neanche tanto problema. A metà dell'Ottocento si cominciarono a fare ipotesi ragionevoli. Già prima, nel Settecento, si era calcolato che il Sole, se fosse stato composto di carbone, data la distanza, la massa del Sole, avrebbe potuto bruciare con quella produzione di energia per circa 1000 anni. Ma 1000 anni è un tempo troppo breve. Noi abbiamo una storia che è superiore a 1000 anni, quindi sappiamo bene che il Sole c'era già come minimo in era protostorica 3000 anni fa, quindi il carbone non regge. A metà dell'Ottocento von Helmholtz cominciò a ipotizzare che il riscaldamento del Sole fosse dovuto alla compressione del gas per collasso gravitazionale. Se una palla di gas si comprime, cade verso il centro, cadendo libera energia potenziale, diventa energia termica e si scalda. Ma non regge, perché anche così si arriva a una vita massima di 20 milioni di anni. Ma c'era già il dubbio allora, dopo Darwin, che alcuni fossili fossero più vecchi di 20 milioni di anni, e quindi anche qui la spiegazione era insoddisfacente. Lord Kelvin, che era un autorevolissimo scienziato inglese, teorizzò che l'energia derivasse da miriade di meteoriti e di comete che, cadendo sul Sole, ogni caduta rilascia energia, lo scaldassero di continuo. Poteva anche stare in piedi, l'energia poteva essere spiegata. Lord Kelvin diceva che non c'era altra spiegazione possibile e escludeva categoricamente altre spiegazioni, perché non c'era altro modo, con la scienza di fine 800, di spiegarlo. Il problema è che non vi è evidenza di queste meteoriti che precipitano verso il Sole. Noi sappiamo oggi che il Sole brucia da 4 miliardi di anni e mezzo, e soltanto la scoperta della radioattività fornì
fra il 96 e il 36 in modo per comprendere la fonte di energia. Lì vedete Henri Becquerel che nel 96 scoprì la radioattività dei sali di uranio e Marie Curie che spese in tutti i sensi la propria vita studiando la radioattività. Su queste basi nel 32-36 Hans Bethe, scienziato atomico tedesco, formulò finalmente una teoria attendibile delle reazioni nucleari che stanno dentro il Sole. Come ogni altra stella, oggi sappiamo che il Sole brucia idrogeno ed elio e produce elio. Il processo si chiama fusione nucleare. Come funziona? Ve lo dicevo prima, la pressione del gas all'esterno crea un aumento di temperatura al centro del Sole. La temperatura è così alta che possono cominciare ad avvenire delle reazioni nucleari di fusione. Quindi due atomi di due nuclei di idrogeno si uniscono inizialmente per fare un nucleo di deuterio, due nuclei di deuterio si fondono per fare un nucleo di elio. Tutto questo produce energia. I numeri sono, a mio avviso, sconvolgenti e sono questi. Ogni secondo, tic, tic, il Sole brucia 560 milioni di tonnellate di idrogeno. Quindi ogni secondo 564 milioni di tonnellate di idrogeno vengono bruciati e producono 560 milioni di tonnellate di elio. 4 milioni di tonnellate di materia vengono tramutati ogni secondo in energia e questo da 4,5 miliardi di anni. E c'è ancora energia per 4 miliardi di anni. Mi sono divertito all'inizio di quest'anno, all'inizio dell'anno scorso, a rifare questo calcolo, ovvero calcolare l'energia generata dal Sole, che produce alla Terra 1337 watt per metro quadro, moltiplicati per tutti i metri quadri della sfera dell'orbita terrestre, danno l'energia emessa dal Sole. Facendo il calcolo all'indietro si riottengono questi numeri. Ogni secondo 4 milioni di tonnellate vanno in energia pura. Il Sole, come le cipolle, è fatto a strati. Io non penso che abbiano copiato le cipolle per fare il Sole. Come sono fatte le strati del Sole? Allora, noi abbiamo un centro. Il centro, il nucleo, è di circa 150.000 km ed è ad alcuni milioni di gradi. Qui avvengono le reazioni nucleari. Il nucleo è circondato da un primo grosso guscio che si chiama zona radiativa. Perché radiativa? Perché in questa zona l'energia emessa, che sono essenzialmente fotoni di raggi gamma, vengono radiati e riassorbiti dagli atomi di gas e molto lentamente, ci mettono decine di migliaia di anni, raggiungono l'esterno. Raggiungono una seconda zona, che è questa, che si chiama zona convettiva. In queste zone il gas è sufficientemente rarefatto da poter fare flussi di convezione. Cos'è la convezione? È quella che vedete in fondo alla pentola degli spaghetti. Quando accendete il fuoco sotto la pentola, l'acqua comincia a girare, a un certo punto comincia a venire su bolle. Appena prima che vengano sulle bolle, l'acqua diventa turbolenta. Bolle, non di vapore, ma di acqua calda, si staccano dal fondo della pentola, vengono in superficie e un altro flusso di acqua torna dalla superficie, dove ha lasciato su un po' di calore, al fondo. Questa è la convezione all'interno della pentola della pasta. Nel Sole è la medesima cosa. Nel Sole abbiamo delle correnti di gas caldo che vanno verso l'alto. Questo gas si raffredda emettendo calore e ritorna giù come gas più freddo. Noi vediamo queste celle di convezione come aree chiaroscure quando guardiamo il Sole con un telescopio molto potente e in condizioni ideali osservative. Si chiamano grani di riso in gergo astrofilo, perché sembrano granelli di riso. I più piccoli sono grandi come gli Stati Uniti, alcune migliaia di chilometri. Le scale sono enormi. Di fronte a una macchia solare di questo genere, la Terra è grossa più o meno come la freccina del mouse.
Quindi le normali macchie solari, appena visibili, potrebbero inghiottire il pianeta Terra tranquillamente. Che queste aree che vedete, appunto questi granelli di riso, che osservandoli per alcune decine di minuti evolvono di continuo, perché è un ribollire di gas che viene su, sono grandi alcune migliaia di chilometri. Le scale sono queste. Esternamente abbiamo la fotosfera, cioè la sfera della luce, cioè quella che vediamo, la sfera che emette luce. È uno strato di poche migliaia di chilometri superficiale dove vediamo il calore e la luce emesse dal sole. Esternamente c'è un'altra area che si chiama cromosfera, dove avvengono un sacco di fenomeni che ora vedremo, e poi la corona solare. Questa è un'altra immagine analoga, vedete di nuovo il nucleo, la zona radiativa e la zona convettiva, e sulla superficie le macchie e le altre caratteristiche visibili sulla fotosfera. Questo è il discorso che vi dicevo prima della zona convettiva. Un fotone emesso al centro, per poter arrivare in superficie, ci mette decine di migliaia di anni. Viene continuamente assorbito e riemesso dagli atomi. Come facciamo a conoscere il funzionamento dell'interno del Sole e a che profondità sono queste zone e come funzionano? Beh, esiste una scienza che si chiama eliosismologia, sismologia del Sole. Noi possiamo da Terra osservare le vibrazioni del Sole. Il Sole vibra nel senso che è una palla di gas, è elastico, è eccitato continuamente dai rumori dei gas che risalgono e dalle esplosioni che avvengono alla superficie. Quando avvengono questi fenomeni, il Sole risuona, e analizzando i modi di risonanza e come si propagano le onde sonore, possiamo farci un'idea di come è fatto l'interno, esattamente come conosciamo qualcosa dell'interno della Terra grazie alla sismologia terrestre. Come vi dicevo, il Sole è una sfera di gas. Il gas ad alta temperatura si ionizza. Cosa vuol dire? Vuol dire che perde gli elettroni, che gli atomi perdono gli elettroni, ci sono elettroni liberi e quindi il gas diventa conduttore. Si può chiudere la porta lì, forse? Allora, dicevo, in un gas conduttore, cosa a cui siamo poco abituati sulla Terra perché ce ne sono pochi, si osservano dei fenomeni molto interessanti di magnetismo. In particolare, tutti avete presente l'esperimento scolastico della limatura su un foglio di carta e delle linee di forza della calamita. Le linee di forza a Terra sono staccate dal foglio di carta, le linee di forza di un campo magnetico a Terra sono nello spazio. Invece nel Sole le linee di forza sono contenute nei gas, ovvero il gas ionizzato trasporta con sé le proprie linee di forza e le linee di forza a loro volta agiscono sul gas. Se ne ha una scienza che si chiama magneto-idrodinamica, ovvero spiega l'idrodinamica, la dinamica dei fluidi, di un mezzo magnetizzato. E per capire i fenomeni solari bisogna tenere presente dell'azionamento delle forze che agiscono sui campi magnetici. Il fenomeno magnetico più evidente del Sole è quello che chiamiamo ciclo solare. Cos'è il ciclo solare? Sappiamo da un bel po' di tempo ormai che il Sole ogni 11 anni ci fa vedere un aumento e poi una diminuzione del numero di macchie. Quindi se noi plottiamo il numero delle macchie in funzione degli anni, otteniamo questa curva e vediamo che ci sono cicli più intensi, come quello di fine degli anni 50, cicli meno intensi e via così, con una periodicità grosso modo di 11 anni. Questo avviene fra l'altro in molte altre stelle, perché noi osserviamo altre stelle che hanno
variazioni periodiche sulla scala di anni. Quindi sappiamo che questa è una normalità, non è un fatto patologico del Sole, è una normalità del funzionamento delle stelle. Questo ciclo è dovuto all'evoluzione di correnti elettriche nelle profondità del Sole, che ogni 11 anni fanno emergere in superficie la linea di forza del campo magnetico. Il ciclo corrente è un ciclo molto particolare ed è un ciclo debole. Allora, questo è stato il ciclo degli anni 2000, che ha raggiunto un certo numero di macchie, ha calcolato in una certa maniera. Qui vedete una curva nera che è il numero di macchie mediato per mese e una curva blu che è la media su più mesi. Vedete che c'è un picco, in realtà probabilmente un doppio picco, poi c'è una lunga valle. Abbiamo avuto un lunghissimo periodo nel 2009-2010 in cui praticamente non c'erano macchie solari ed era difficilissimo osservare il Sole, perché lo osservi e vedi una plafoniera gialla senza dettagli. Quindi estremamente difficile mettere a fuoco. Non c'era sul disco nessun dettaglio su cui mettere a fuoco. Vedevi un disco giallo e basta. Decisamente poco divertente. Poi è salito pian piano, finalmente nel 2010. Qui c'è una curva attesa che pian piano viene cancellata e questa è la curva corrente. Anche questo ciclo sembra che abbia due picchi, uno l'ho avuto grosso modo a fine del 2012 e l'altro è esattamente ora. Ora siamo qui, gennaio 14, e l'attività solare sta risalendo. Ecco la plafoniera del 2009 e questa è la Sole del 2011. Vedete che la differenza è piuttosto eclatante. Questo era il Sole a luglio 2011. Quando ho preparato questa presentazione, l'ho fatta nell'estate del 2011, queste erano le macchie visibili qui da noi al 31 luglio di due anni e mezzo fa. Allora, cosa sono le macchie? Le macchie sono le cose più evidenti sulla superficie e, come vi dicevo prima, sono zone dove il campo magnetico del Sole, il campo magnetico esce dalla superficie. Immaginate che sotto ci sia una grande calamita. In realtà, al di sopra della superficie, noi vediamo con in particolare bande spettrali le linee di forza di questo campo. Dove il campo buca la superficie, si ha un raffreddamento, perché l'intensità del campo magnetico rallenta le correnti di convezione. Siccome rallentano, il gas lì in mezzo si raffredda, per cui se l'estate del Sole è a circa 5700 gradi, le macchie sono a soli, tra virgolette, 4000-4500 gradi. Per contrasto le vediamo nere. Le vediamo nere perché noi usiamo dei filtri molto scuri per vedere il Sole e quindi una differenza di temperatura di 1000 gradi fa sì che la macchia appaia scura e fredda. Qui vedete quelli che definiamo pori, che sono macchie molto piccole, possono essere in formazione o in sparizione. Attorno alla macchia c'è una zona grigia che si chiama penombra, quella più fitta all'interno è l'ombra. Molte volte hanno delle strutture ramificate, specie di fiori, perché le linee di forza del campo magnetico sagomano e modellano i gas e siccome evolvono, perché evolvono di ora in ora e di giorno in giorno, nascono, evolvono e scompaiono. A volte lo fanno senza fare fenomeni, a volte nella macchia avvengono delle esplosioni, a volte no, e sono pane quotidiano per gli astrofotografi che amano fotografare il Sole o comunque osservarlo, perché non danno mai in due giorni consecutivi il medesimo spettacolo. Ingrandimenti straordinari di macchie solari di qualche tempo fa. Questi sono i granuli di cui si parlava prima. La Terra per confronto. Questa è recente, pochi giorni fa, ed è il 4 gennaio. Le macchie solari sono osservabili anche a occhio nudo. Allora, parleremo poi di osservazione del Sole, come idea di massima, non osservate mai il Sole a occhio nudo. Avete tutti presente l'icona del pirata con la benda sull'occhio? Pare che non fossero pirati con la benda sull'occhio, erano nostromi.
che osservavano l'altezza del sole col bastone di San Giuseppe, mi pare che si chiami, che è uno strumento che permette con un cursore di stimare l'altezza del sole per avere l'idea della latitudine. Però lo osservavano a occhio nudo. Dopo una carriera passata a osservare ogni giorno il sole a occhio nudo, avevano la benda sull'occhio. Da lì nasce l'icona del pirata con la benda sull'occhio. Non era un colpo di sciabola, erano molti colpi di sole. Però, può capitare in mezzo a un banco di nubi, all'alba o al tramonto, sul mare, di vedere il sole rosso, basso sull'orizzonte, attenuato, e molte volte si possono vedere le macchie solari anche occhio nudo. E si vedono cose di questo genere. Aspetta, scusate. Questa qui, questo evidentemente è un piccione che passava di lì, questa è una macchia fotografata, era la stessa fotografata nel medesimo periodo, e questa è fotografata nel New Mexico attraverso una tempesta di polvere. La tempesta di polvere aveva oscurato l'orizzonte, però era abbastanza trasparente e nitido da poter fotografare le macchie in questa maniera, senza filtri. Vedete che il sole è turbolento, vedete questa qui, questa è turbolenza al bordo del disco, dovuta a turbolenza dell'atmosfera. I vari strati atmosferici disturbano l'immagine, però le macchie si vedevano. In questi giorni il sole è così. Questa è una fotografia mia di 4 giorni fa, 14 gennaio. Questa è fatta con un particolare filtro che fa vedere la luce del calcio. È un filtro ultravioletto applicato al telescopio che permette di vedere molto bene le macchie nere e le zone di attività attorno alle macchie. Tutte queste zone bianche sono zone di attività magnetica. Atomi di calcio si ionizzano e reagiscono ai campi magnetici ed emettono più luce quando il campo è più intenso. Come risultato, nella luce del calcio, noi possiamo visualizzare e misurare l'intensità dei campi magnetici. E quindi prevedere, ad esempio, in quali zone c'è possibilità che nasca una nuova macchia. Ad esempio qui poi ne è nata una, l'altro ieri. Il sole ruota, come vi dicevo, quindi le macchie tipicamente sorgono da questo lato, attraversano il disco e tramettano di là. Questa è tramontata 2 giorni fa, è molto grande, non è escluso che sopravviva 2 settimane e che fra 2 settimane, quindi attorno a fine gennaio, ricompaia da questa parte, vedremo se salta fuori. Queste piccole hanno vita più breve tipicamente, pochi giorni. Questa è la stessa con un ingrandimento maggiore. E qui vedete bene ombra e penombra. Dalle macchie molte volte si sviluppano delle esplosioni. Le esplosioni si chiamano flares. I flare, in italiano brillamenti, avvengono quando i campi magnetici del Sole vanno in cortocircuito. Per i tecnici, quando si verifica un evento di riconnessione delle linee di forza magnetiche. Sono esplosioni per noi di potenza inimmaginabile. Primo, perché la zona che esplode è grande molte volte il pianeta Terra. Secondo, perché la scala di energia che viene dissipata è ovviamente inimmaginabile. Un flare potrebbe in un colpo solo, se l'energia fosse applicata al pianeta Terra, provocare l'evaporazione degli oceani. Se fosse concentrata qui, non lo è, e distribuita in tutto il cosmo, e quindi alla fine non è così forte. Noi le vediamo bene perché monitoriamo il flusso di raggi X. Questi grafici arrivano da satelliti meteorologici, che oltre a monitorare il tempo terrestre, monitorizzano il tempo spaziale, lo space weather. Il primo dato che si controlla per il tempo spaziale è il flusso di raggi X. Quando il Sole è arrabbiato, spara degli impulsi di raggi X. Questa mattina era a questo livello qua, a B. B è un livello di assoluta calma. Quando c'è movimento, avvengono delle esplosioni e noi vediamo dei picchi, e ogni gradino è 10 volte quello precedente, la scala verticale logaritmica. Quando sul Sole avviene un'esplosione, noi vediamo lampi e raggi X, e a volte, come se avessimo gettato una pietra molto grossa sul Sole, l'onda d'urto che si propaga.
Un'altra scoperta recente degli ultimi 10 anni, per intenderci, è che molte volte i campi magnetici di macchie anche distanti sono correlati e loro può capitare che l'esplosione di una macchia va a far esplodere quella adiacente dopo qualche ora, ovvero collassa il campo magnetico su questa, emette un brillamento, dopo qualche ora brillano le macchie adiacenti perché sono concatenate. Questo è stato un grosso brillamento, il più potente del ciclo precedente, nel 2006, e di questo brillamento in realtà non conosciamo bene l'intensità perché ha mandato fuori scala i misuratori dei satelliti, ha saturato i rivelatori, quindi abbiamo una stima ma non una misura dell'intensità. E c'era questo grosso gruppo di macchie che ha deciso una bella mattina, 11:30 locali, del 5 dicembre 2006 di esplodere e rilasciare questo brillamento. Questo è il flare di San Valentino di 3 anni fa, 2011. Questa è un'animazione di poche ore, se guardate il contatore sono 5-6 ore in tutto. Allora, guardate bene una cosa, si vede uno sbuffo scuro, questo, che parte dalla macchia. Quello sbuffo è una emissione di materia coronale, si chiama CME, Coronal Mass Ejection, eiezione di massa coronale. Cos'è? Il campo magnetico esplodendo accelera nubi di gas che arrivano fino ai pianeti esterni, quindi attraversano tutto il sistema solare, attraversano anche l'orbita terrestre, arrivano sopra di noi, continuano e vengono ancora monitorate a livello dei pianeti esterni. Perché sono scure? Perché espandendosi si raffreddano e quindi diventano più scure. Molte volte osserviamo, queste si chiamano protuberanze, prominence in inglese, e a volte queste protuberanze si arrotolano sui campi magnetici e questo è un tornado, un twister. Questa è un'altra bellissima protuberanza, purtroppo non l'ho fotografata io, quel giorno pioveva. Sono straordinarie perché qui le vedete statiche, ma poi ve le faccio vedere in movimento. Dovete pensare che tutto questo si muove sull'arco di ore, a volte stanno ferme per giornate, 2 giorni, 3 giorni, a volte volgono in minuti ed è straordinario vedere queste strutture. Fate conto che di nuovo la Terra più o meno è grossa così, per intenderci, quindi sono strutture che sono più grandi del sistema Terra-Luna che evolvono, si formano, vengono soffiate, a volte non viene lo spazio, a volte ricadono sul Sole nell'arco di ore. Questa è una ripresa mia, purtroppo la visibilità non era granché, però la protuberanza era straordinariamente grande. Di nuovo, questa è la Terra in scala, tanto per dare un po' l'idea. Queste sono altre protuberanze di maggio 2012, fotografate da qui. Queste sono sempre foto mie, questa è dell'altro ieri, questa è la più recente, quella in alto a sinistra. Non è meravigliosa come risoluzione, ne ho fatti di meglio, ma insomma, quando ci sono uno cerca di riprenderle, anche se le collezioni di ripresa non sono perfette. Questa è di novembre dell'anno scorso, questa è una delle più belle che ho filmato perché era tenuissima e molto dettagliata, molto bella da vedere. Questo è un mio piccolo, modestissimo montaggio, sono circa 15 fotogrammi spaziati di 5 minuti che vi fanno vedere di 5 minuti in 5 minuti come evolve una protuberanza. Vedete che è una cosa estremamente mobile, è gas che balla appeso a linea di forza di campo magnetico. In questo tipo di riprese il Sole è nero perché viene cancellato
in elaborazione per non abbagliare, perché è difficile esporre correttamente per il disco e per la protuberanza. Allora uno espone per la protuberanza, che è la parte interessante, il disco è completamente sovraesposto e poi in post elaborazione viene cancellato. Questa è un'emissione di massa coronale particolarmente violenta e ve la faccio vedere con due filmati. Tenete d'occhio la parte, la rifaccio, la parte in basso a destra. C'è tutta una zona di macchie che, senza preavviso, perché la cosa è istantanea, non te lo dice prima, esplode, rilasciando un sacco di energia. La stessa zona ingrandita, questa. Vedete che il materiale che ricade sembra essere nero, in realtà è semplicemente scuro perché, come vi dicevo prima, si espande e quindi la temperatura scende. Ve la faccio vedere e buonanotte. Volevo farvela vedere rallentata, ma non ce la fa. Però se guardate il punto qui dove ricade, crea altre esplosioni, vedete? Qui dove c'è il cursore. Parte del materiale viene eiettato nello spazio, parte ricade sul sole, il punto dove ricade di nuovo genera delle esplosioni. Il sole è una cosa estremamente dinamica, noi siamo abituati a vedere la Terra come qualcosa di statico, come qualcosa di invariabile, in realtà la dinamica è notevolissima. Un altro tipo di strutture che esiste sul Sole e che spesso e volentieri danno origine a fenomeni sono i filamenti. I filamenti sono nubi di gas che galleggiano a qualche decina di migliaia di chilometri sulla superficie del Sole, tenuti a galla sempre dai campi magnetici. Se una struttura di questo genere, questa è lunga 700.000 km, due volte la distanza tra Terra e Luna per intenderci, quando collassa succede questo. Questa è rimasta lì 3 giorni, dopo 3 giorni è collassata e in realtà c'è una zona di materiale che viene iniettato nello spazio, un pochettino si vede. Questa è una fotografia mia di qualche anno fa, dove si vedono più o meno tutte le cose che abbiamo detto. Quindi la superficie, le protuberanze, queste, le cosiddette facole, che sono zone più chiare del disco, i filamenti che stanno lì appesi, le macchie e le protuberanze. Più o meno i fenomeni che si possono osservare in superficie sono questi. Ci sono ancora molti misteri sul Sole, molte cose da capire. Ad esempio, uno dei fatti più strani è che quando noi ci avviciniamo a un oggetto caldo, ci immaginiamo che allontanandosi dalla superficie sentiamo meno caldo. Bene, sul Sole avviene come se sopra un cubetto di ghiaccio si sviluppasse una fiammata. In altre parole, la corona, la zona attorno al Sole, è a temperatura di milioni di gradi centigradi, mentre la superficie è a migliaia di gradi centigradi. Allora, cosa scalda la corona? Non abbiamo ancora una risposta completa e univoca. Oggi sappiamo che è causata da turbolenze di campi magnetici e da onde d'urto che si propagano dal basso, talmente potenti da aumentare la temperatura fino a milioni di gradi. Però una spiegazione completa, convincente, dei fenomeni coronali ancora non è stata formulata. Ci sono diverse spiegazioni parziali, ma una teoria completa è ancora un problema. Quello che possiamo fare è osservare
spesso e volentieri le emissioni coronali di massa. Qui state vedendo la ripresa di un satellite che è SOHO in orbita ormai da 7-8 anni e fa un lavoro fantastico nel punto lagrangiano L1 fra noi e il Sole. Questo disco sarebbe il Sole, questo altro disco è un coronografo, è un disco opaco che ci copre il Sole per non bruciare la telecamera di ripresa e permette di vedere, bloccando la luce interna, le emissioni di massa all'esterno. Allora, vi faccio vedere ancora un flare con emissioni di massa. Qui. No, questo qua. Allora, cos'è questo? Voi vedete l'esplosione e poi tutta questa neve. Questa neve sono particelle dell'evento solare, essenzialmente sono protoni, che colpiscono il rivelatore della telecamera del satellite e creano disturbi elettronici. Quindi prima si vede l'esplosione, quando questa raggiunge il satellite, tutta questa neve che vedete sono disturbi causati alla fotocamera del satellite stesso. Da Terra possiamo vedere la corona solare durante l'eclissi. Chi di voi ha avuto la fortuna di poter osservare un'eclissi da un cielo limpido l'ha sicuramente vista ed è un'emozione. Io finora ne ho viste due, una ai Caraibi e una nel 2006 in Turchia. Quella ai Caraibi era il 2000, non mi ricordo più, 96, ecco, vi dico della gioia, 10 anni prima di questa. Nel 2006 il Sole era quieto e in anni di Sole quieto la corona è poco estesa, mentre negli anni di Sole attivo la corona è più ramificata, più lunga. Qui la Luna fa da coronografo, ovvero la Luna si frappone fra noi e il Sole, ci toglie la luce del disco solare e si vede il ritaglio della corona. Questa qui sopra è una protuberanza, qua c'è un'altra piccola. Questa è fotografata da una nave al largo della Turchia, che era abbastanza stabile da permettere di fotografare. Fotografata senza filtri, perché il filtro è la Luna già che ci blocca la luce, la maggior parte della luce, quindi si fotografa con una normale macchina foto un teleobiettivo, senza filtri particolari. Il bello delle eclissi è che durano poco, allora o te le godi o fotografi. Fa le due cose assieme e dura. Questa l'ho fotografata. In realtà oggi le teniamo d'occhio più facilmente con i satelliti, abbiamo più di un satellite, ne parleremo dopo, che tengono d'occhio il Sole. In particolare questa è una foto un po' storica perché è la foto nell'ultravioletto dell'11.11.11 alle 11.11. Insieme a quella possiamo tenere d'occhio i campi magnetici del Sole e vedere come evolvono. E tenere d'occhio i cosiddetti buchi coronali e il vento solare. Cosa sono i buchi coronali? I buchi coronali sono zone dove il campo magnetico superficiale del Sole è debole e da quelle zone si irradia un getto di particelle che è il famoso vento solare. Quando gli americani andarono sulla Luna nel 69, uno degli esperimenti che lasciarono sulla superficie fu un misuratore di vento solare che misurava le particelle che arrivano dal Sole. A volte vengono fuori delle scenette divertenti, ad esempio a volte capita che i buchi coronali prendano, prendano forme pittoresche. Per esempio a marzo del 2012 uno dei satelliti trasmise a Terra questa immagine dove sembra che il Sole abbia un gigantesco buco di serratura e la Repubblica titolò "Enorme triangolo sul Sole, perfetta anomalia della corona" e due giorni dopo "Risolto il mistero del triangolo sul Sole", la stampa. Non c'era nessun triangolo e non c'era nessun mistero, semplicemente il nostro occhio cerca di vedere forme geometriche e quindi lì cerca di riconoscere un triangolo che non è affatto perfetto, manca tutto il lato destro.
i buchi coronari esistono, cambiano di continuo, quel giorno lì per motivi prospettici aveva quella forma, niente di più, però era molto bello da vedere e da lì i titoli dei giornali. Quando vedete un titolo sul giornale, la prima cosa da fare è dubitare del titolo, puoi dubitare dell'articolo, puoi dubitare dell'articolista, puoi dubitare del giornale. Ma noi siamo sulla Terra. Che influenza ha il Sole sulla Terra? Beh, ne ha molte di influenze, ovviamente. Allora, senza il Sole la Terra sarebbe una palla di roccia coperta di ghiaccio a 200 e passa gradi sotto zero, posto poco allegro per andare in vacanza. Noi siamo qui perché abitiamo nella zona abitabile attorno al Sole, ovvero a quella distanza in cui l'acqua non gela, se non ai poli, e non bolle, quindi a una distanza tale per cui la temperatura media del pianeta è, se non sbaglio, circa 14 centigradi. E quindi siamo vivi grazie all'illuminazione del Sole. Il Sole ha un'emissione termica e luminosa che per quello che ci riguarda è costante, in particolare il Sole manda sulla Terra 1357 watt per metro quadrato. Tra il massimo e il minimo del ciclo solare, questa emissione di energia cambia praticamente di nulla, circa dell'1 per 1000. Quindi il Sole è una stella variabile, ma con una variabilità molto piccola. Potrebbe non essere sempre stato così, e vedremo poi che cosa succede. Quello che interessa alla Terra, che è visibile come fenomeni, è che durante il ciclo solare variano e di molto le emissioni di particelle, cioè di vento solare, e di campi magnetici e radiazioni. Per cui i fenomeni più belli che l'attività solare induce sulla Terra sono le aurore boreali. Come funziona un'aurora boreale? Allora, noi abbiamo oggi una flotta di satelliti che monitorizzano continuamente il vento solare e quindi del vento solare abbiamo continuamente i parametri, abbiamo intensità del campo, velocità, densità delle particelle e orientamento del campo magnetico. Quindi possiamo fare un po' di osservazioni e qualche previsione su quello che sarà il tempo spaziale dei giorni e ore a venire. Come funziona una tempesta geomagnetica? Allora, vediamone una. Il 22 ottobre del 2011 è partito dal Sole questo CME, questa emissione di massa. Questa emissione di massa è apparentemente modesta, nel senso che rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima, che avevano dei grandi archi illuminati, questa è debole. Ma è debole per un semplice motivo, perché viene verso di noi. La vediamo non tangente al disco, ma esattamente in linea di vista, ci viene contro. Due giorni dopo, l'emissione è arrivata alla Terra. Allora, per prima cosa, c'è stato un aumento del flusso protonico alla Terra. Quindi il flusso dei protoni, che era stabile, monitorato da un satellite che si chiama GOES-13, presenta un incremento brusco all'alba del 23. Nel pomeriggio del 24 è cambiato il flusso di elettroni nell'alta atmosfera, e con questo il disturbo di campo magnetico. Allora, nel diagramma di sopra vedete il flusso di elettroni misurato dai satelliti, nel diagramma di sotto vedete il campo magnetico. Fino a metà del diagramma c'è una variazione più o meno diurna normale. A un certo punto il pennino impazzisce, c'è un salto verso l'alto, dopo poche ore c'è una completa inversione, un salto verso il basso. Il campo geomagnetico è disturbato. Noi abbiamo degli indici, si chiamano indice K planetario, che indica lo stato dell'alta atmosfera, se siamo in condizioni di calma o di tempesta. Nella sera del 25 l'indice K è zoppato da 1 a 9, a 7 anzi in questo caso, cioè in condizioni di tempesta. Abbiamo anche altri indici, se non ve li racconto tutti, ma esiste tutta la scienza di questo tipo di misure. In più, altri satelliti che fanno orbita polare ci tengono aggiornati sull'ovale aurorale, ovvero a quale latitudine è possibile vedere l'aurora. E qui siamo purtroppo, noi europei, sfortunati. Perché siamo sfortunati?
Perché la Terra ha un asse di rotazione che passa per il polo nord e il polo sud, ma ha anche un asse magnetico. La Terra è una calamita, i poli nord e sud magnetici li conosciamo, ma il polo nord magnetico non coincide col polo nord geografico. Il polo nord magnetico è nel nord del Canada e questi sono fenomeni che hanno a che fare con il campo magnetico terrestre. Risultato: normalmente le aurore sono centrate su un punto che è qui nel nord del Canada, quindi conoscete gli Stati Uniti, qua c'è l'Europa, l'Italia è qua, questa è l'Intuition, qui c'è la Russia, Siberia e via così. Quindi gli americani hanno meno distanza tra i loro stati e il polo nord magnetico, quindi sono favoriti nella visione delle aurore boreali. Da noi è molto raro vedere un'aurora più a sud della Germania. Io dall'Italia ne ho vista una sola a fine anni 80. A fine anni 80 ero in montagna a Montoso. Montoso è un postaccio appena a nord della Valle Po, sopra la pianura del Piemonte, appena di Torino, e a 1400-1500 metri. Io sono anche radioamatore. Noi usiamo le aurore boreali per comunicare, per fare esperimenti di comunicazione, per riflessione contro i gas ionizzati delle aurore. È arrivato l'allerta di aurora, un amico me l'ha comunicato e loro sono sceso da Montoso a Torino. A Montoso, scendendo, ho visto sul nord delle Alpi, sopra le Alpi, una banda rossa, che non era il tramonto era a ovest, io guardavo a nord, c'era una striscia rossa su tutte le Alpi a nord, che era l'aurora boreale sopra la Germania. Poi non l'ho mai più vista. Ecco il risultato. Nella notte del 24 ottobre, grazie a questa estensione dell'ovale aurorale, qua vi fa vedere dove si trova l'aurora e da quali stati si può vedere, da che punto della Terra si può vedere. Questo è nel lago superiore, quindi addirittura credo più basso della nostra latitudine, e hanno osservato l'aurora boreale a notte del 24. Questo è l'effetto sulla Terra di una tempesta geomagnetica. Questa è la stessa fotografata dei satelliti. Abbiamo qualche amico astrofilo che lavora per l'USAF. L'USAF ha una serie di satelliti che fanno riprese a bassa luce dell'atmosfera e quindi vedere le luci costiere delle città, e si vedeva benissimo la banda aurorale posizionata qui. Questi sono i Grandi Laghi, era appena a nord dei Grandi Laghi. Questo è Paolo Nespoli che commentava le stesse cose in una conferenza a Torino un paio di anni fa. Durante la sua missione magistra ha potuto osservare parecchie aurore boreali. L'aurora boreale dell'ISS si vede, scusate, adesso è troppo veloce, si vede come una banda all'orizzonte, che è questa. E adesso vi faccio vedere le aurore dall'ISS. Eccole qua. Eccole qui. Qui vedete, siamo nel centro degli Stati Uniti, dal Dakota verso nord, e andando verso nord vediamo le aurore che spuntano. Ma è meglio che non tocchi il mouse. A destra compare l'alba, siamo vicino al polo nord, il sole è lì sulla destra. Ecco l'alba della stazione. Questa è un'altra, sopra il Canada, 2 febbraio 2012. Le luci del Canada, gli strati di nuvole in basso, e lì in alto vedete il verde dell'aurora. Eccolo lì. Le aurore avvengono nell'atmosfera a un'altezza tra i 70 e i 100 km. La stazione spaziale orbita fra i 350 e i 400, quindi se le vede sotto. Ah, vedete, c'è un cratere, lo vedete? Sta passando lì. Quel cratere è un impatto di asteroide in Canada che ha lasciato il buco del cratere di impatto, occupato oggi da un lago. È il meteor crater del Canada.
la galassia, le stelle, i temporali, sotto sono temporali quella più blu, e sopra l'aurora boreale e la Via Lattea che spunta. Ancora due parole sulla situazione del campo magnetico attorno alla Terra. Noi viviamo in un sistema molto complesso di campi magnetici attorno al pianeta e siamo molto protetti dal campo magnetico terrestre. In particolare il campo magnetico terrestre ci scherma da un'enormità di particelle e radiazioni che arrivano dal Sole. Allora, di fronte alla Terra c'è un'onda d'urto che è il punto in cui il flusso del vento solare incontra il campo terrestre. A valle della Terra c'è una coda magnetica. In punta, perché le aurore avvengono ai poli? Perché ai poli le linee di forza si aprono verso lo spazio. Le particelle del vento solare si infilano in queste specie di imbuti che si chiamano cuspidi polari e, orbitando in questi imbuti, arrivano nella bassa atmosfera. Quando le particelle del vento solare arrivano nella bassa atmosfera, si innesca un'aurora boreale, che quindi avvengono, o boreale o australe sull'altro polo, che avvengono quindi soltanto in vicinanza dei poli, grazie alla formazione del campo magnetico terrestre. A parte gli effetti spettacolari e scenografici, quali sono gli effetti pratici dell'attività solare? Beh, ci sono per questo motivo. Se noi fossimo ancora abitanti delle campagne e con i trasporti a cavalli e il riscaldamento tagliando le foreste e poco più, non ci accorgeremo di nulla se non della bellezza delle aurore polari. Ma viviamo in una società tecnologica e la società tecnologica è purtroppo suscettibile a tutta una serie di guai derivanti dall'attività solare. In particolare, le eruzioni solari più intense possono interagire con sistemi tecnologici. Primo problema: il fatto di disturbare la ionosfera va a disturbare i collegamenti radio in onda corta. Molti servizi usano ancora l'onda corta, soprattutto navi, aerei in rotta polare, servizi di sicurezza, servizi di salvataggio, militari utilizzano tuttora le onde corte. Bene. Quando c'è un'attività solare molto intensa ed è prevista aurora, gli aerei sulle rotte polari vengono fatti volare con rotte più verso sud, più basse di latitudine, non tanto basse di quota, per poter essere sicuri di mantenere le comunicazioni. Perché ci sono delle condizioni in cui non è possibile comunicare con aerei e navi al di là di un certo parallelo nord o sud. E questo è un problema di sicurezza. Poi il GPS. Siamo tutti abituati ad avere navigatori, stranavigatori, telefonini con navigatore, navigare navi e aerei e via di questo passo. Usiamo il GPS quando andiamo a spasso a fare passeggiate per contare i passi, ce l'abbiamo sulla bicicletta per contare i chilometri fatti, nei telefonini e via così. Il segnale del GPS attraverso la ionosfera. E se la ionosfera è disturbata, sono disturbati anche i segnali del GPS. Ci possono essere due fenomeni: o un completo blocco del segnale GPS, che è piuttosto raro, oppure un disturbo dei segnali che crea un errore nel punto. Quindi noi siamo abituati che il GPS ci dà un punto entro una manciata di metri. Quelli moderni tipicamente danno il numero civico, ti dice sei a destinazione, ti volti e sei di fronte al numero civico cercato, sei entro 10 metri, 20 metri. I GPS da geodesia danno il metro, ma l'errore ammesso del sistema è 200 metri, ovvero in condizioni di disturbo solare posso avere errore di 200 metri. Ora provate a entrare in porto con una petroliera con 200 metri di errore. Altro problema, rete di distribuzione elettrica. Questo è un problema più americano che non europeo e vi spiego perché. Immaginate una rete ad alta tensione dove le linee scorrono in direzione nord-sud. L'elettrodotto è una spira che ruota con la Terra.
ruotando con la Terra, taglia le linee di forza del campo magnetico solare che incide. Dato che taglia linee di forza del campo magnetico, questa linea nord-sud agisce come dinamo e ai capi della linea si crea un potenziale che non è quello che io voglio trasmettere come energia elettrica, ma è un potenziale addizionale. Questo potenziale elettrico addizionale fa esplodere i trasformatori di alta tensione. E capitano queste cose qua. Gli americani hanno problemi gravi di questo genere, perché molte linee sono nord-sud, sia sul lato est che sul lato ovest degli Stati Uniti, perché hanno le fonti di generazione al nord e gli utilizzatori al sud, quindi hanno linee verticali. Uno scenario catastrofico è questo. E attenzione, uno scenario molto realistico, uno scenario ben considerato dalle agenzie americane che si occupano di sicurezza. Lo scenario è, due punti, esplosione di trasformatori in più di una linea, due o tre linee di distribuzione, sovraccarico delle altre, disconnessione delle centrali atomiche. Le centrali atomiche si disconnettono e vanno in safe mode, ovvero buttano giù le barre e arrestano la reazione. Ma come ben sapete, una centrale nucleare non è sufficiente a fermare la reazione, devo mantenere efficiente il raffreddamento, vedere Fukushima. Allora, i motori diesel che raffreddano le centrali hanno 5 o 7 giorni di autonomia. Se in 7 giorni la centrale non viene ricollegata alla rete, fonde. E questo è un problema molto grave, ovvero una tempesta magnetica che si estenda su più giorni, che crei guasti consecutivi alle linee e che crei un blackout generalizzato su una costa americana con disconnessione generalizzata delle centrali atomiche, metterebbe in serio rischio la sicurezza delle centrali. Si parla di possibilità, ovviamente è uno scenario apocalittico e poco probabile, di fusione di 20 noccioli sulla costa est. Lo scenario è talmente realistico da averlo visto dibattuto in modo serio, non soltanto come notizie terroristiche, insomma, no? Non si vuole fare del terrorismo, si vuole dare da pensare, su riviste professionali che si occupano di elettronica e di trasmissione dell'energia. Quindi è ben considerato, al punto di pensare già di avere riserve di carburante ausiliario nelle vicinanze delle centrali più grandi, in modo che di poter estendere l'autonomia da 7 a 15 giorni per il diesel. Ed è pittoresco. In Europa non abbiamo grossi problemi, fondamentalmente perché prima siamo più distanti dal polo nord magnetico, avete visto prima, gli americani sono molto più sensibili a questo tipo di esplosioni. Secondariamente non abbiamo grosse linee elettriche nord-sud e poi la generazione è molto più diffusa. Noi abbiamo stati piccoli, ognuno con la propria rete di generazione, quindi tutto sommato siamo meno interdipendenti dalle connessioni internazionali. Poi, dai satelliti in orbita, i satelliti sono esposti a questi fatti. I satelliti in orbita bassa sono protetti dal campo magnetico terrestre, ma i satelliti in orbita alta, GPS, telecomunicazione, televisione, internet, sono più esposti e in caso di attività solare molto forte, ad esempio i satelliti scientifici vengono messi in stand-by per salvare l'elettronica dei satelliti. Ad esempio, settimana scorsa sono stati messi in stand-by XMM Newton e un altro paio di satelliti che sono dei telescopi spaziali per proteggere le ottiche. Mentre i satelliti per telecomunicazioni non possono essere messi in stand-by, servono di continuo e quindi sono possibili interruzioni dei sistemi di telecomunicazione o dei GPS. Ultimo, danni da radiazione agli astronauti. Noi abbiamo in questo momento 6 astronauti in orbita e sulla stazione spaziale c'è una zona particolarmente protetta dove gli astronauti possono rifugiarsi, ed è già successo, in caso di allerta di radiazione solare nei raggi X particolarmente intensa. I protoni di raggi cosmici non si fermano facilmente, ma almeno i raggi X possiamo schermarli almeno in modo parziale e quindi gli astronauti sono soggetti a una dose superiore di radiazioni. Anche chi vola per mestiere su rotte artiche
i piloti di linea o chi fa frequentemente le rotte polari è soggetto a una dose superiore di radiazioni. Ultimo, chi poverino naviga nei mari del nord con la bussola, si rende rapidamente conto che la bussola diventa inaffidabile, perché pur mantenendo la stessa prua vede la bussola che deve di 30 gradi in mezz'ora e capisce che non può più guardare la bussola. Per tutti questi motivi, come vi dicevo, esistono tutta una serie di enti che monitorizzano e studiano il tempo spaziale, sia in Europa che in America, per cui ogni giorno vengono diramati bollettini che dicono la situazione attuale e le previsioni per il tempo spaziale, che vengono continuamente monitorati da chi gestisce satelliti, da chi gestisce sistemi delicati, da chi gestisce la stazione spaziale, da chi gestisce le comunicazioni radio e i sistemi di difesa. Queste sono le copie dei diagrammi che vi ho fatto vedere prima. E per fare tutto questo cosa facciamo? Osserviamo il Sole essenzialmente con satelliti. In questo momento abbiamo una decina di satelliti che osservano il Sole. Abbiamo lo storico SOHO, che ha fatto un lavoro meraviglioso ed è ancora in orbita da parecchi anni. Abbiamo SDO, che è quello che ha prodotto tutti i filmati che avete visto prima. Due GOES, che sono satelliti meteorologici, ma che monitorizzano anche i raggi X. Stereo A e Stereo B, che sono due satelliti che si trovano sulla nostra orbita della Terra. Uno è 120 gradi prima di noi sull'orbita e l'altro 120 gradi dopo di noi. Sono Stereo Ahead e Stereo Behind, uno avanti e uno indietro, e permettono una visione tridimensionale del Sole. Quindi possiamo vedere il Sole anche dall'altra parte per avere un'indicazione dell'attività. ACE, che si chiama Advanced Coronal Explorer, che monitorizza la corona solare, sta per essere lanciato e ci lavorano un sacco di italiani. Ad esempio lavora su questo un gruppo di ricercatori dell'osservatorio del Pino a Torino, sta per essere lanciare SOLO, che è il Solar Orbiter dell'ESA. Qui vi ho messo un paio di immagini del satellite con sul pannello solare, del pannello di protezione termica con i tappi dei vari telescopi, il pannello è questo qui, e dentro ci sono una dozzina di telescopi che osservano il Sole in varie lunghezze d'onda. E questo è un bel investimento, un investimento di alcuni centinaia di milioni di euro, ovviamente sulle nostre spese, benvenuto, perché si spera che migliori le conoscenze su alcuni fenomeni del Sole che tuttora non sono ben spiegati. Poi osserviamo il Sole in tante bande, dalle microonde, dalle onde radio. Questo è un eliogramma in onde radio. Le osserviamo nel visibile a sinistra, lo osserviamo nello visibile polarizzato per vedere i campi magnetici a destra, lo vediamo nell'ultravioletto, nell'infrarosso. A seconda della lunghezza d'onda di luce che usiamo per guardare il Sole, vediamo fenomeni diversi e vediamo una diversa profondità dalla superficie. Quindi a seconda della luce con cui lo guardiamo, del colore, del filtro con cui lo guardiamo, vediamo una profondità diversa della fotosfera e quindi possiamo analizzare un diverso tipo di fenomeni. E UV vuol dire ultravioletto estremo. Tutti questi dati come vengono usati? Non ve lo spiego, ma soltanto per dare un'idea, esistono migliaia di persone che fanno questo tipo di lavoro, ovvero io dal satellite ottengo quello che si chiama filtrogramma, che è l'immagine che avete visto nella diapositiva precedente. Da questo deriva degli osservabili, velocità Doppler, magnetogrammi vettorali, intensità del continuo. Da questi osservabili faccio un processo e ottengo dei prodotti di dati, ovvero delle tabelle da cui ho i dati di rotazione interna, di velocità del suono, di velocità di vari punti, di mappe sinottiche di Carrington, di mappe in alta risoluzione, e vedi questo passo. Da questi prodotti di dati, diversi gruppi di lavoro prendono i dati per l'osservazione scientifica. Quindi dal dato di un satellite che mi produce delle immagini grezze, io alimento tutta una serie di linee di ricerca scientifica che studiano i fenomeni. Per cui ci sono alcune migliaia di persone dietro che fanno questo.
Questo è fondamentale per capire le altre stelle, dato che il Sole è la stella più vicina, conoscere bene il Sole vuol dire conoscere e capire l'evoluzione delle altre stelle. Poi lo osserviamo da Terra. Da Terra ci sono ancora molti osservatori, ad esempio uno dei più attivi, che è stato tra l'altro completamente rinnovato da poco, è il Big Bear in California. Il Big Bear è in un posto meraviglioso, a 2000 metri di quota, sulle montagne californiane, al centro di un lago. Perché al centro di un lago? Perché l'acqua di giorno rimane fredda, non fa correnti di convezione e quindi fa poca turbolenza. Quindi essendo in alto, a 2000 metri, in una zona con poca turbolenza, ho condizioni ideali osservative. Questo è il famosissimo Pic di Milly sui Pirenei. Qua ci sono molti telescopi, in particolare mi sembra che questa sia la torre solare del Pic di Milly. Pic di Milly a 1800-1900 metri sui Pirenei, in una zona eccezionale per visibilità, è stata fatta negli anni 50, è tuttora in esercizio e si fa ancora molta ricerca. E tra l'altro un posto dove gli astrofili sono ben visti e benvenuti. Io ho amici francesi che hanno collaborato non poco con il Pic di Milly per fare osservazioni spettroscopiche, anche del Sole. Poi ci sono i posti esotici, Mauna Loa, nelle Hawaii. Mauna vuol dire vulcano, c'è il Mauna Loa, c'è il Mauna Kea. Il Mauna Loa è un vulcano ormai spento, di cui è stata spianata la punta a 3.400 rotti metri, e lì in punta c'è un osservatore solare attivissimo. Dalle Hawaii a quella quota ha quasi sempre il sereno e quindi distribuisce dati tutti i giorni. In Italia abbiamo la famosa torre solare dell'INAF ad Arcetri, anche questa è stata rinnovata qualche anno fa. Arcetri è vicino a Firenze, è la casa di Galileo per intenderci, l'ultima casa di Galileo. Mentre a livello didattico abbiamo a San Barthélemy sopra Aosta, sopra Nus, l'osservatorio della Valle d'Aosta o Alta, dove vengono fatte attività sia di ricerca sia divulgative. Questa cupola piccola che vedete è la cupola dell'eliostato che permette l'osservazione del Sole da San Barthélemy. Se andate a fare un giro a San Bart, è un posto molto bello da visitare. La visita dell'osservatorio, se è una bella giornata, prende un paio di orette. In questo paio di ore vedete il disco solare del giorno proiettato vivo, live al muro, lo spettro della luce solare, che è molto interessante, e poi la visita dell'osservatorio. Poi c'è lo spettacolo planetario, tipicamente verso le 6 di sera, e poi dopo cena c'è l'osservazione del cielo. È una bella escursione, vale la pena. L'altro problema di influenza del Sole sulla Terra sono le possibili influenze sul clima terrestre. E qui cominciamo con condizionali e congiuntivi. Allora, guardate quella monetina. Abbiamo anche gli aspirapolvere. Allora, quella monetina è poggiata, credo che sia un Daikon 10 cent, è poggiata su una sezione di sequoia, e in questa sezione di sequoia, purtroppo la foto è un po' sgranata, vedete che i cerchi di accrescimento hanno un andamento che ha una certa periodicità, non perfetta per carità, però è periodica, e la periodicità tende a essere di 11 anni. Come fa la sequoia a sapere come si muove il ciclo solare? Allora, nel passato, anche recente, abbiamo avuto degli eventi di grande freddo. In particolare, uno fra i 1400, cioè attorno al 1450 e attorno al 1850, chiamati piccola era glaciale. In particolare, se voi andate a vedere i quadri di Bruegel il Vecchio, vedete la gente che pattina sui canali olandesi. E vedete i quadri dove la laguna di Venezia è gelata. La temperatura era fredda anche a metà dell'Ottocento, per cui ad esempio Molière si lamentava, mentre scriveva le sue opere, che nel centro di Parigi con la stufa l'inchiostro gli gelava nel calamaio, che vuol dire meno 10, meno 12 in casa. Oggi quando abbiamo meno di 17 gradi ci incazziamo come delle iene di solito. E vogliamo avere i 23. Bene, ma Molière gelava l'inchiostro nel calamario e dava a Parigi nell'Ottocento.
Quindi abbiamo avuto delle epoche anche recenti, poi pensate alle grandi carestie in Irlanda, al fatto che la scoperta della patata ha salvato il nord Europa dalla carestia, 3 anni consecutivi senza raccolto di granaglie, che si parlava poi probabilmente di orzo e di avena in Irlanda, mica altro, nemmeno i cavoli, tutti gelati, e quindi carestie. E vedi questo passo. Allora, non abbiamo moltissime osservazioni di macchie solari, però pare che ci sia una certa coincidenza fra il numero di macchie solari, che è la linea rossa, e l'andamento delle temperature medie, che è la linea blu. Questo grafico è un po' tirato per i capelli. È tirato per i capelli nel senso che quelle due linee sono troppo piatte per essere vere. È disegnato alla buona, è disegnato per arrivare a buone conclusioni. E la conclusione è che 2 eventi non fanno statistica, danno una indicazione. L'indicazione è che ci può essere una influenza dell'attività solare, che come vi ricordo è solo una stella variabile, sul clima terrestre. Allora, pare che nell'ultimo secolo abbiamo avuto tutta una serie di cicli solari particolarmente violenti. Il più violento è quello del tondo 58-59. Chi era bambino in quel periodo, sottoscritto, e mi pare molti dei presenti, si è beccato tante radiazioni in più dal sole per la maggiore attività quante dagli esperimenti atomici d'atmosfera dei primi anni 60. Abbiamo fatto una digestione di cesio e di plutonio che metà bastava, oltre che di raggi cosmici. Però, dato che sappiamo, misurandolo, che il flusso solare non cambia, o cambia dell'1 per 1000 o meno, tra massimo e minimo del ciclo, come fanno le piante ad accorgersene? Questa conferenza l'ho fatta l'anno scorso a Pinerolo, e a Pinerolo, 2 giorni prima di fare la conferenza, eravamo in piazza a presentare l'osservazione del sole e un po' di attività del circolo per le scuole, per gente che passava di lì. C'era un professore di scienze del liceo di Pinerolo che ama la dendrologia, ovvero lo studio degli anelli di accrescimento delle piante, e aveva lì sul tavolo un paio di meravigliosi campioni che abbiamo fotografato a volo. Questo è un larice del Fonte di Fenestrelle, Valchisone, e in questo larice, siccome nel forte si sa quando si sono fatti i lavori, in forte struttura militare, quindi tutti i lavori di manutenzione erano documentati, si sa l'anno in cui è stato messo in servizio. Ed è stato messo in servizio a fine dell'Ottocento. Bene, notate le righe del crescimento. Qui praticamente non ci sono, mentre qua ci sono. C'è stato, allora, trutrum, 11 anni, più nulla. Il larice si è accorto del cambiamento del clima ed è cresciuto meno. Altro là, sempre lui. Qui il professore, un professore di scienze simpatico e sveglio, ha fatto questo bel lavoro, ha preso due ragazze del secondo anno di liceo, quindi 15 anni, e gli ha detto: adesso fate una cosa, vi mettete lì e contate le righe e dite riga per riga, grossa, piccola, e mi mettete in un foglio Excel riga grossa, riga piccola, date un numero alla larghezza di ogni riga e me la mettete in un foglio Excel. Eccolo qua. Fede e Cree hanno tirato fuori il diagramma dell'attività solare, né più né meno. Si va a sovrapporre, qui poi il professore si è fermato, poteva essere ovviamente un po' più elaborato, un po' più approfondito, ma siamo su ragazzi di 15 anni, quindi non è che si possono fare cose straordinarie, però è venuto fuori in modo chiaro la periodicità della riga del crescimento e la coincidenza con il ciclo solare. Allora, il clima terrestre è un sistema molto complesso e non è ancora completamente compreso. Ad esempio, non sappiamo ancora bene che effetto abbiano le acque oceaniche profonde sul clima. Però c'era la certezza che il riscaldamento globale è causato dall'attività antropica. Le coincidenze sono troppe.
la riga della temperatura e la concentrazione della CO2 in atmosfera sono praticamente parallele, ma c'è comunque probabilmente un 10% di riscaldamento globale causato dall'eccesso di attività solare dell'ultimo secolo. Quindi il sole ha contribuito al riscaldamento. Esiste qualche indizio che questo ciclo solare sia debole e che il prossimo ciclo solare sia ancora più debole. Quindi può darsi, incrociando i diti, che il sole ci dia una mano a diminuire un pochettino il riscaldamento solare, qualche percento. Rimane il dubbio di come faccia. Il meccanismo di azione non è chiaro. Un meccanismo di azione proposto è questo. Tutte le volte che voi vedete una nuvola o che vedete un fulmine, vedete anche l'effetto dei raggi cosmici. In che senso? Nel senso che i fulmini tipicamente seguono un andamento zigzag, ma quell'andamento zigzag è dovuto ai canali di aria ionizzata che esistono nell'atmosfera dovuti ai raggi cosmici, particelle che arrivano da fuori del sistema solare. Allo stesso modo, le nubi, alcuni tipi di nubi, sono più o meno dense a seconda di quanti centri di nucleazione esistono. I centri di nucleazione sono causati anche dagli atomi di aria ionizzata dovuti ai raggi cosmici. Quando il Sole è più attivo, arrivano meno raggi cosmici, perché il campo magnetico solare è intenso e ci scherma dai raggi cosmici galattici. Quando il Sole è meno attivo, arrivano più raggi cosmici. È possibile che il numero di nubi ad alta quota cambi con l'evoluzione del ciclo solare. Le nubi ad alta quota raffreddano il pianeta perché riflettono verso l'alto l'energia. Le nubi a bassa quota riscaldano perché aumentano l'effetto serra. Quindi l'effetto di una nube, se raffresca o riscalda, dipende dalla quota. Allora, è possibile che l'intensità dei raggi cosmici abbia a che fare con la densità delle nubi atmosferiche alte e quindi con la riflettività complessiva del pianeta. Quindi le ricerche sono in corso e non è chiaro se l'aumento delle nubi di alta quota raffredda il pianeta completamente oppure lo riscaldi, però le stime sono che i fenomeni legati all'attività solare dell'ultimo secolo potrebbero giustificare forse il 10% dell'attuale incontestabile riscaldamento globale, il resto è correlato a fenomeni antropici. Questo è stato il numero di macchie del ciclo di Dalton, del minimo di Dalton. Questa è la cosiddetta fine della piccola era glaciale corrente. Questi sono gli ultimi 100 anni. Questo e il ciclo corrente, il 24esimo, che è circa metà dei cicli precedenti, il prossimo ciclo, che è il 25esimo, pare che potrebbe essere molto debole. Vedremo fra 10 anni. Bene, siamo alla fine della conferenza e parliamo della fine del Sole. Tutto finisce, anche il Sole. Nessuno di noi lo vedrà, a meno che passiate di qua fra 4 miliardi e mezzo di anni, 4 miliardi circa. Ma già fra un paio di miliardi di anni cambiano le cose pesantemente. Allora, cosa succede quando una stella finisce il gas? Allora, il gas al centro, l'idrogeno, è quello che fonde. Diminuisce, la stella deve stare in equilibrio, ci sono sacchi. Vi ricordate una delle prime slide dove c'erano le forze di equilibrio? La gravità cerca di spingere giù il gas della stella, la pressione interna tende a mantenerlo su. Se la pressione interna diminuisce, perché sta finendo il gas, la stella si rimpicciolisce. Rimpicciolendosi aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura, brucia più gas all'interno perché la temperatura è aumentata, quel poco che rimane brucia più in fretta e la stella si espande. Il risultato è che pian piano la stella diventa una gigante rossa. Cos'è una gigante rossa? È un'enorme, debolissima, tenuissima sfera di gas incandescente che è molto più grande di quello che era il Sole all'inizio. Questo è il nostro Sole, attualmente qui, questa è l'orbita di Venere,
E questa è la probabile, scusate, questa è la vetta della Terra, e questa è la probabile estensione della gigante rossa che diventerà il Sole a fine vita. Quindi probabilmente l'orbita della Terra finirà dentro il Sole e verrà felicemente arrostita. Entro 4 miliardi di anni dobbiamo trovare un altro indirizzo. Poi cosa capita? Poi capita che aumentano ancora le reazioni solari al centro del Sole, il Sole cambia ancora la propria temperatura, espelle i propri strati esterni e diventa una stella morente. Come lo sappiamo, noi vediamo moltissime stelle morenti nella nostra galassia, le chiamiamo nebulose planetarie, ci piace molto fotografarle e sono belle, questa è una foto mia brutta, devo cambiare, ma insomma, sono belle perché la stella centrale è questa qui. E tutti questi sono involucri di gas espulsi dalla stella. Alla fine al centro rimane un oggetto che chiamiamo nana bianca, che è una palla di materia a circa 100.000 gradi che pian piano si raffredda perché non sostiene più il reazione nucleare. Fine, cenere. Ultima cosa, dato che molti di voi sono astrofili, parliamo di come si fotografa il Sole. Come si fotografa il Sole? Allora, tanto per cominciare, occhio, perché il gioco della lente di ingrandimento e del pezzo di carta che prende fuoco, se non l'avete fatto è obbligatorio farlo, specialmente per ragazzini in casa. Prendono fuoco molto bene le tende della cucina, le tovaglie di carta, i tovaglioni, molti oggetti interessanti. Le plastiche si bruciano per la bellezza, anche gli occhi. Quindi mai osservare il Sole senza dovute protezioni. Mai metterlo da lente tra voi e il Sole senza protezione. Detto ciò, il modo più bello, più facile, più semplice per osservare il Sole è il cosiddetto metodo di proiezione, che funziona bene se avete un qualunque cannocchialino giocattolo, diametro 3 cm, 4 cm, un binocolo, un 7x50, un 10x50, binocolino qualunque. Si usa uno solo di due tubi del binocolo, l'altro si tappa, si punta il binocolo verso il Sole, il cannocchiale verso il Sole, e sul retro si mettono uno schermo per avere un po' di ombra e un foglio di carta bianca. Sul foglio di carta bianca viene proiettata l'immagine del Sole. Questo viene bene con il telescopico diametro piccolo, meno di 10 cm, se non l'energia è troppa. Ma con oggetti, con telescopi piccoli è molto carino. Se volete osservare le macchie, e in questo periodo ce ne sono parecchie, basta puntare il telescopio al Sole, si mette un cartoncino dietro, sul cartoncino proiettate le macchie solari, il disco del Sole e vedete le macchie. Facile e didattico, e poi lo si vede in più di una sola, no? Quindi è bello da far vedere. Su aperture un pochettino più grandi, ci vanno dei filtri. I filtri tipici sono o i filtri plastici che sono gialli, vedete il Sole con un giallo di questo genere, costa relativamente poco, oppure i filtri neutri che sono pellicole di plastica metallizzata, le Faraday, si chiama AstroSolar, oppure ancora dei dischi di vetro parzialmente metallizzato. I filtri si mettono davanti al telescopio o all'obiettivo comunque, fanno passare tipicamente un 100.000esimo della luce solare, a quel punto l'osservazione è sicura. Questo è il mio telescopio di fronte a Palazzo Madama a Torino, Piazza Castello, in una sessione pubblica, questo è un G8 con il filtro autocostruito in AstroSolar. L'altro modo di osservare il Sole è quello di utilizzare dei filtri appositi che permettono di osservare alcune righe spettrali, ad esempio il più famoso è l'H-alfa. Cos'è l'H-alfa? Gli atomi di idrogeno ionizzati, e il Sole è fatto di idrogeno per il 70%, emettono luce soprattutto nel rosso, 6582-83, non mi ricordo bene, 6563 angstrom. Allora, con un filtro molto stretto, centrato su quella luce, si vedono molti fenomeni sul Sole, in particolare le cose che vi ho fatto vedere prima, protuberanze, aree attive intorno alle macchie, esplosioni e via così, sono visibili con telescopi solari di questo genere. Costano cari,
I più economici vanno sui 700-800 euro, un modello appena una via di mezzo va sui 1.500, quelli un po' più seriosi arrivano a 20-30.000. Quindi sono cari perché la costruzione dei filtri è veramente molto complessa. Io me ne sono autocostruito uno, alla fine accrocchiando un telescopio, un sistema di filtri, così cosà, sono stato sui 1.000-1.100 euro di spesa. E ne sono contentissimo, le foto che avete visto, che faccio ancora vedere adesso, sono fatte con quello. Questi sono telescopi commerciali, le marche principali sono Lunter, che sono questi, e Coronado, che sono quelli. Questo è un sole fatto con il LUT 2 anni fa, una delle mie prime foto. Qui è girata in negativo, il centro del sole è più scuro perché in realtà dovete immaginare l'immagine in negativo ed è fatta così per far risaltare i filamenti che in negativo sembrano galleggiare sul disco. Queste sono protuberanze, una bella staccata, e questa è la granulazione della superficie. Questa è un'altra bella protuberanza. Questa è già fatta col telescopio nuovo, era una delle prime riprese. Un'altra bella protuberanza, maggio dell'anno scorso. Questa bellissima, questo era un loop, un amico è riuscito anche a fare un filmato su questo perché evolveva continuamente, era luminosissimo. Questo è stato la sera di maggio alle 6, è arrivato un'allerta via email di picco di attività, sono corso a casa, ho portato il telescopio, ho puntato un po' basso perché stava per tramontare e ho ripreso questa esplosione che è stata una delle più belle. Questo è un flare, questa è l'eruzione, tutta questa zona chiara e il lampo dell'esplosione, luglio 2012, il primo picco di questo ciclo. Questo invece è nella riga del calcio. Il calcio emette nell'ultravioletto a 3900 rotti, al limite fra il blu e l'ultravioletto. A occhio nudo non si vede praticamente nulla perché il nostro occhio, almeno il mio di vecchietto, non vede più bene il blu profondo, quindi si usa soltanto in modo fotografico. Il calcio permette di vedere le zone di attività attorno alle macchie e ad esempio questo è un flare, questo è un bel brillamento. Sempre calcio, questa è di marzo dell'anno scorso. Questa invece è invisibile, questa è recente, di pochi giorni fa. Questa è la macchia che è appena tramontata, questa è un'altra bella macchia che c'è lì sopra. Queste zone chiare si chiamano facole e questa è una macchia che aveva prodotto nel giorno prima parecchi brillamenti e che stava lentamente andando fuori. Qui ci sono tre filtri in cascata, una stasola, un verde per massimizzare il contrasto e un blocco IR-UV perché il mio verde fa passare l'infrarosso e se l'infrarosso arriva alla telecamera mi diforma l'immagine. Erano solo tre in cascata. Questo è nell'H-alfa e qui vedete una cosa che per me è molto bella, che è questa debole riga, questa. Questa è la corona. Questa è la corona solare. Vista di taglio sul fianco del disco. Questa è la stessa macchia che avete visto nei giorni precedenti, sempre nel giorno 12. In quel momento il seeing era particolarmente buono, quindi la messa a fuoco è particolarmente dettagliata e il dettaglio di questo chiaroscuro della corona riporta agli studi dei primi studiosi del Sole. Padre Secchi, che è stato il nostro illustrissimo studioso del Sole sulla fine dell'Ottocento, descrisse la corona come la prateria infuocata, perché la vedeva come una serie di fiamme che si alzano sopra la prateria in fiamme. Bene, io ho terminato e il messaggio è questo. Spero, almeno di aver trasmesso un po' di interesse e di entusiasmo per quello che sono i fenomeni del Sole e la lo studio e l'osservazione dello stesso. Gli astrofili snobbano un po' il Sole perché sempre lì è poco interessante, il profondo cielo è più interessante, ma il Sole è molto bello perché, come dicevo prima, non offre mai due volte la medesima faccia, quindi ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da osservare ed è interessante tenerlo d'occhio giorno dopo giorno, se uno ovviamente ha il clima e il tempo per poterlo osservare. Se no è comunque una cosa estremamente didattica perché se fate vedere una scolaresca di giorno qualcosa dovete farlo vedere solo per forza e quindi è bello anche poi poter commentare. L'altra idea è che la prossima volta che sarete sdraiati comodamente su un sdraio con una bibita fresca e vi scaldate la pancia,
vi venga in mente che quella palla incandescente lassù è un pochettino più complessa di come sembra a occhio nudo e le serie di fenomeni continui che influenzano anche la nostra povera Terra. Grazie.